Bello, vero? E invece no, perché prima devo dirvi una cosa. Allora, innanzitutto una cosa su di me. Io ho avuto un pochino sempre la tendenza a cercare la scorciatoia, il modo un po' più facile di fare una cosa, la famosa bacchetta magica, no? Soprattutto a scuola, magari nei compiti. E invece poi tutto il mio percorso nello sport mi ha insegnato che quella cosa lì non esiste. Bisogna sicuramente impegnarsi, sudare e anzi, spesso è meglio fare il giro largo che prendere la scorciatoia. Ma poi anche su YouTube mi sono trovato ad aver fretta di raggiungere determinati obiettivi. Più iscritti, più views. Cercavo titoli clickbait, argomenti in trend, senza pensare a chi c'era dall'altra parte e senza capire che il bello è imparare dai vari step del percorso. E su YouTube sono migliorato nell'esatto momento in cui ho lasciato stare tutte quelle cose lì e ho iniziato a parlare veramente della mia vita, con dubbi e paure incluse. Solo così ho iniziato ad attrarre persone con i miei stessi valori e quindi ogni volta che accendo questa bellissima camera, io in realtà dall'altra parte mi immagino dei nomi e delle facce. E quindi persone. Persone con dei sogni e anche delle aspettative nei miei confronti. Quindi ho iniziato a fare cose per loro, perché sentivo di poterli aiutare e anche un po' ispirare. Mi hanno chiesto una volta se c'è qualche occasione in cui non riesco a star zitto, sai quando senti che devi proprio dire la tua? E nonostante la mia filosofia sia abbastanza quella del vivi e lascia vivere, io non riesco proprio a star zitto quando vedo qualcuno che sta per fare lo stesso identico errore che ho già fatto io in passato. Quindi, per quanto sbagliare sia importante, non riesco a farti fare lo stesso identico errore che ho già fatto su YouTube, perché so già l'esito. E se nel bellissimo libro di Tim Ferriss 4 ore alla settimana si dice che un esperto è una persona che ha fatto tutti gli errori che è possibile fare in un determinato campo, allora non fare i miei stessi, no? Piuttosto fanno un altro, così impariamo due cose diverse, no? E un giorno, ragionando su queste cose, è nata l'idea di Community, che quindi vuole essere un luogo dove metto in ordine tutte le cose che ho appreso su questa piattaforma. Ci saranno sia delle lezioni abbastanza classiche su tutto quello che riguarda YouTube, sia altre persone con cui confrontarsi, una community con cui crescere, per non fare questo percorso da soli. Negli ultimi anni ho preso un sacco di corsi che erano pieni di informazioni e di teoria, video lezioni che ti spiegano magari come fare una scaletta su Notion, ma nessuno poi che ti sprona veramente a farli e vedere se quella roba lì funziona per te. Quindi sono tutti corsi basati su imparo, 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 lezione 1, lezione 2, lezione 3, mentre CommuniTube vuole essere imparo, applico, mi confronto e poi di nuovo imparo, applico e mi confronto. Quindi questa è l'idea alla base di CommuniTube. Se anche tu vuoi smetterla di cercare scorciatoie, lascia la mail nel link qui sotto, però poi preparati a fare il giro largo. Ci sarò anch'io, sì.